parliamo di Acer Serie V, due piattaforme completamente rinnovate nel design, i bordi molto più arrotondati, il design sicuramente reso molto più elegante, disponibili in diverse colorazioni, vedete questo è un silver, poi c'è un iron, in verità ci sono altre colorazioni che non vengono commercializzate sul mercato italiano, come per esempio un pink piuttosto che un color visone. I formati di forma sono differenti, nella serie B5, che è il notebook a tutti gli effetti, troviamo formati che partono da 11 pollici a 15, mentre invece la serie B7, caratterizzata dall'essere un ultrabook, ha un formato 15 pollici. Tecnologicamente parlando, parliamo di piattaforme ovviamente Intel piuttosto che AMD, processori che vanno dal Celeron fino al Core i7, con posizionamenti da 4.9 a salire e fino a anche 8.99, 9.99. Dal punto di vista della qualità audio, abbiamo una qualità audio di fascia elevata, schede grafiche prevalentemente Nvidia ma anche AMD di fascia media e di fascia alta. Le tastiere spesso e volentieri, a seconda delle configurazioni, sono anche retroilluminate, quindi una tastiera estesa, decisamente dal design molto elegante. Connettività, serve tutto quello che può ovviamente servire all'utente per collegarsi, per trasferire informazioni. E una cosa, diciamo, che si può notare sicuramente è lo spessore del prodotto. Abbiamo rimosso l'optical drive perché reputiamo che sia un device oggi, diciamo, non più utilizzato dalla maggior parte dell'utilizzatore, e di conseguenza, come vedete, lo spessore di questo prodotto, ma anche del V7, è decisamente molto molto sottile. Dal punto di vista della connettività troviamo delle porte sia laterali, come per esempio la porta USB, ovviamente la porta di alimentazione. Nella parte posteriore troviamo altre porte USB, quindi possiamo tranquillamente collegare più dispositivi. Abbiamo delle porte HDMI e la porta ovviamente di rete, mentre invece da questa parte, come vedete, abbiamo un'ulteriore porta USB. Questi prodotti sono stati presentati a New York circa una decina di giorni fa durante una conferenza stampa mondiale e saranno disponibili sul mercato italiano a partire dalla metà di luglio.